Buonasera amici di M News, una nuova puntata di Terzo Tempo, l'undicesima puntata di Terzo Tempo, dove parleremo come di consuetudine di calcio a 5 del nostro futsal, il futsal Poricolese che ha visto in questo fine settimana, in questo sabato, qui al Pala Ercole, il derby cittadino tra l'Avis Borussia Policoro e la Libertas Eraclea. Ne parleremo oggi con i nostri ospiti che sono Cecio La Viola, Buongiorno. Vincenzo, ma conosciuto da tutti come Cecio La Viola, portiere dell'Avis Borussia Policoro, qui alla mia destra, alla mia sinistra, Marzio Antonio Zancanaro, centrale difensivo della Libertas Eraclea. Il derby si è concluso, è stata una partita vincente, molto equilibrata, una bella partita che si è decisa soltanto negli ultimi minuti a favore dell'Avis Borussia Policoro, che l'ha vinto per 4-2. E Marzio Antonio Zancanaro è stato l'autore del momentaneo 2-1 che aveva dato speranze alla Libertas Eraclea. E cominciamo a parlarne proprio con Zancanaro, visto che la Libertas era considerata in casa. Zancanaro, allora una sconfitta in questo derby, diciamo che alla vigilia i favori del pronostico erano tutti per l'Avis Borussia, invece avete fatto vedere, insomma, la Libertas ha fatto un'ottima, una buona partita, siete andati anche in vantaggio per 2 volte, la prima rete di Michel Bassani, poi dopo il pareggio c'è stato il tuo gol su una ripartenza. Poi, diciamo, negli ultimi minuti è arrivata questa sconfitta, però rispetto alle altre partite, rispetto alle ultime uscite, sicuramente una Libertas viva. Ma posso dire che abbiamo preparato, credo, di una maniera un po' non diversa, però più attenta, più accurata nei dettagli per questo derby. E anche partendo di vantaggio, poi siamo riusciti ad andare in vantaggio per una seconda volta. Secondo me ci ha pure favorito un po', però credo che per le nostre caratteristiche, per la forza, quella che è come è stata creata questa squadra e il gruppo, abbiamo proposto un tipo di gioco, un tipo di partita che fino alla fine abbiamo tenuto botta una squadra secondo me molto più forte della nostra, però abbiamo tenuto bene in campo e si sapeva che alla lunga potevamo pagare anche fisicamente, Può essere però stato, magari io ho visto negli ultimi, se non ricordo male, mancavano circa 5 minuti. Michel Bassani piegarsi un po', penso aveva un problema, forse una leggera contrattura, non so, ma credo può che essere. Bassani poi al secondo tempo, almeno mi sembra che non abbia giocato tantissimo, nel senso che abbia risentito un problema muscolare. Però negli ultimi E minuti c'era, nel se no. minuto ci ha provato perché per noi era fondamentale cercare di, non so, di pareggiare, di cercare di fare qualcosa, anche perché la panchina cortissima ci ha provato. Il motivo della sconfitta, secondo te, è soprattutto questo, cioè la panchina corta o magari c'è qualche errore che si poteva evitare? No, quello c'è sempre quando c'è una sconfitta, che ci sono stati un po' di errori individuali che ci ha penalizzato. Però sono cose che succedono, non è che ogni sbaglio si prende gol, però è così, calcio a 5, chi sbaglia di meno vince le partite. Voi la partita l'avevate preparata così, volevate No, andasse noi in abbiamo questo. proposto, come ho detto prima, un tipo di gioco dove fino a 5, 6, 7 minuti alla fine abbiamo tenuto alla grande. Poi sono venuti fuori gli avversari e hanno vinto. Così. Complimenti a loro, che dobbiamo fare? E passiamo a chi ha vinto questo derby, Cecio La Viola. È stato un derby, ecco, come dicevo a Marzio qualche istante fa, voi eravate, diciamo, eravate favoriti. Qualcuno pensava anche a una vittoria più netta, magari più rotonda, meno sofferenza. Forse voi, sicuramente, io ho vissuto anche un po' il vostro spogliatoio, sapevate che non sarebbe andata così, perché il derby è sempre una partita a sé, perché storicamente l'Avis Borussia poi ha sempre sofferto i derby, questo è vado a memoria, il sesto derby e la seconda vittoria dell'Avis Borussia. Spesso eravate favoriti, però sono arrivate sconfitte.
Tu sei stato anche protagonista perché sul 3-2 per l'Avis hai fatto proprio su Zancanaro un intervento. Adesso correggimi se sbaglio, ma se non sbaglio hai fatto un intervento con il piede destro, Di ginocchio. sì, di ginocchio, hai deviato la palla in calcio d'angolo. Tu come hai visto la partita e se voi, insomma, sentivate, cioè se avete sofferto più del previsto, diciamo questo. Ma noi sapevamo benissimo che nonostante eravamo favoriti sul campo, nonostante tutto comunque eravamo sempre 3 punti sotto la Libertas, era obbligatorio vincere. Comunque la Libertas, nonostante tutto, ha Zancanaro, che è un giocatore espertissimo in campo, e Bommino che prepara molto bene le partite. Come hai detto tu, storicamente i derby sono difficili, tante volte partendo da favoriti. Per me è il primo derby vinto in 3 che ne ho Sì. giocati, perché non ho giocato sempre. Storicamente sono state sempre partite difficili e magari molto sentite da tutto l'ambiente, dalla società, dai tifosi, da noi stessi giocatori che siamo di qui. Nonostante tutto abbiamo rischiato di perderla anche questa volta perché, permettimi, un errore mio ha dato la possibilità su una ripartenza di far segnare il 2-1 a Zancanaro. Fino al gol del pareggio si erano chiusi molto bene, avevano preparato bene la partita, come ha detto anche il capitano nel post partita. E penso che poi su un altro episodio a noi favorevole abbiamo trovato il pareggio, da lì è uscito fuori magari negli ultimi minuti, forse non dico la voglia in più di vincere, ma anche il fattore atletico di avere una panchina più lunga e di comunque vincere a Qualche tutti i cambio in costi, più, quindi. perché il pareggio non sarebbe stato come una sconfitta. Meno male è arrivata. Poi in contemporanea è arrivata anche la sconfitta del Napoli a Roma, e Ecco, su questo quindi mi fa piacere diciamo che hai ricordato che. questo, tra poco vedremo anche tutti gli altri risultati, però mi fa piacere che lo hai ricordato perché spesso in questo ambiente si pensa regali, non regali, invece la Roma Torino, così come anche quando è venuta qui a Policoro la settimana scorsa, ha fatto vedere insomma, che ha giocato la partita, ma questo risultato, questa vittoria contro la Partenope ha evidenziato come sia una squadra che comunque, pur essendo già retrocessa in Serie B, si gioca tutte le partite, se le gioca fino alla fine, in Come modo che giusto ci sia che un campionato più regolare possibile, no? Volevo fare una domanda a te riguardo, tu adesso stai giocando da titolare, non hai giocato contro la Roma Torino, ha giocato Donato Massafra, c'è un ottimo rapporto anche fra voi due, tu hai avuto anche qualche problema fisico quest'anno, ancora non sei proprio al 100%. E si cercava un portiere, c'era Pagliarulo all'inizio stagione, poi è andato via. Spesso si parla di un grande portiere che poteva mancare a questa squadra, all'Avis Borussia, però tu ti stai comportando benissimo, credo che stai dimostrando sul campo di essere un portiere che certi palcoscenici forse li merita. Stai giocando davvero bene, ti stai allenando, ti stai impegnando tantissimo e così metti a tacere, insomma, tutte le voci dalle tribune o magari qualcuno che non so, abituati magari anche a Boschigia, Juninho l'anno scorso, vuole qualche portiere di alto livello, ma tu stai dimostrando davvero di essere un buon portiere. Ah, guarda, io cerco per quel che si può di dare sempre il massimo, perché se gioco e mi alleno la volontà è quella di giocare il sabato, se no non ne valeva la pena farlo. Per quanto riguarda il discorso portiere, non lo so, sinceramente. Io a inizio anno ero il terzo portiere, poi mi sono ritrovato dopo 7-8 giornate a essere il titolare, quindi ogni anno più o meno è andata sempre così. Ricordiamo che l'Avis ha perso anche Eugenio Nucera che dovrà operarsi a fine mese, quindi un altro infortunio avuto nella stagione, quindi questo ti ha permesso poi di essere portiere, adesso siete tu e Donato Massafra, non so se giocherai tu di nuovo sabato, questo poi si deciderà in settimana, quindi Ma quest'anno sinceramente credo
a parte in alcune occasioni quando sono stato chiamato in causa, ho risposto, diciamo, abbastanza bene, anche per quelle che sono le nostre potenzialità. Poi ti ripeto, per quanto riguarda il discorso del portiere, io non, cioè non ci faccio neanche caso. Io mi alleno, vengo, ho la volontà di giocare il sabato. Se vengo chiamato in causa, do tutto. Quindi non Poi dai, le non mi interessa nulla. voci non ti interessano, questo magari ti permette anche di stare più tranquillo e di impegnarti e di vedere insomma il Cecio che stiamo vedendo tutti i sabati. Bene, torniamo, voglio tornare a Zancanaro, però prima di fare una domanda a Zancanaro andiamo con i risultati di quelle che sono state le partite del 24esimo turno, la terz'ultima di questo girone B della Serie A2. Oltre al derby vinto dall'Avis Borussia contro la Libertas per 4-2, c'è stata la vittoria della Futsal Isola sulla Cereale per 4-3, il 3-3 tra Augusta e Atletico Belvedere. Poi la vittoria della Carlisport Cogianco sul campo del Catanzaro per 5-2, 5-4 della Roma Torino, come avevamo detto prima, sulla Golden Eagle Partenope, e 4-2 dell'Odissea 2000 Rossano sul Catania. La classifica che vede proprio questa mattina, anzi di ieri sera, il comunicato, c'è un punto di penalizzazione all'Atletico Belvedere da scontare in questa stagione, quindi l'Atletico Belvedere adesso è a 50 punti insieme alla Carlisport Cogianco, poi a 3 lunghezze la Futsal Isola, 42 punti per l'Augusta che ha una partita in più, 38 per il Salinis, 34 per la Cireale che ha una partita in più, 32 per il Catania, 28 per il Catanzaro, 26 per l'Odissea 2000 che con la vittoria sul Catania si è matematicamente salvata, quindi permanenza in Serie A2, 20 punti per Libertas Heraclea Avis Borussia Policoro, 17 per la Golden Eagle Partenope e 4 punti per la Roma Torino già retrocessa. Due domande a Zancanaro. La prima, punto di penalizzazione al Belvedere, quindi adesso in questo caso se le due squadre dovessero arrivare a pari punti ci sarebbe la vittoria della Carlisport, cioè la promozione della Carlisport in Serie A per gli scontri diretti, diciamo. Questa è una vera e propria sorpresa, perché Questo è un col po' pareggio, triste. sì, perché col pareggio di Augusta, di fatto l'Atletico Belvedere aveva ipotecato la vittoria del campionato, Probabilmente sì. avendo adesso voi all'ultima partita e la prossima Torino. contro Roma Torino. Vedremo gli sviluppi di questi giorni su questo punto di penalizzazione, Sì, se sarà magari una ci farà cosa. ricorso, forse, non so Ma se faranno ricorso. secondo me credo che lo faranno. Se credono di aver ragione, se sanno che hanno sbagliato, non lo Ah, sì, faranno. Quello infatti. è, credo io, che sarebbe così. Il Secondo me. punto di penalizzazione, più ho visto anche multe, Sì, per una squalifica fideiussione presidente. falsa, quindi fideiussione falsa Se è per questo. così, probabilmente hanno torto e il punto non ritornerà. Se hanno ragione, ci proveranno. Almeno io credo che sia così. Se uno ha ragione, cerca di Questa farsi è una valere la brutta ragione. tegola per i No, è tuoi una. ex compagni, Sì, quello credo. sì. Ieri sera, quando hanno ricevuto questa notizia, eravamo insieme. Ti dico che sono rimasto veramente male. Male, male, male. Sì, perché avevano praticamente festeggiato, diciamo, tra virgolette, per il pareggio di Augusta, Sì, perché. per loro era, non dico, ma l'unica insidia probabilmente di tutto il campionato per loro era fare il risultato ad Augusta avendo 4 punti di Sì. vantaggio. Sì, perché poi le prossime sono abbastanza agevoli, Sì, purtroppo, visto che purtroppo. poi viene qui a Policoro contro di voi. E volevo farti una domanda proprio per le prossime due partite, perché voi io ho seguito le ultime due partite in casa vostra, quelle col Catania e logicamente il derby. Ho visto, come ti dicevo prima, sabato una squadra viva, una squadra diversa rispetto a quello che avevo visto col Catania. Questo è di buon auspicio per la trasferta di Napoli, cioè a Ma mio modo di parere, voi credo che deve essere un punto di partenza, nel senso anche se siamo alla fine dobbiamo ripartire dalla prestazione. Sì, perché Il con una risultato non è. vittoria, è chiaro che voi dovete sperare,
Vabbè, evitiamo tabelline, però dovete sperare che l'Avis Borussia non vinca, cioè faccia meno di 3 punti, cioè 2 punti tra Sì, Catanzaro e Odissea. ma di là di tutto questo, l'ultima volta che sono stato qua, ho detto che quello che è successo è non ero d'accordo, però rispettavo le decisioni state prese. Infatti si vede per i risultati nostri. A noi la panchina corta, la mancanza dei giocatori ci ha penalizzato. Infatti si vede una squadra che fa un punto in un girone, non è che è grave, secondo me è gravissimo. Ecco, a proposito di questo, proprio questo volevo chiederti. Voi dopo le cessioni di Taibi e Bavaresco, diciamo, per i pochi punti fatti, è stata messa sotto accusa un po' la società, diciamo la verità, no? La rosa corta. Ma io poi ho visto un po' tutto. Non credi questo sia stato un alibi che vi ha un po' cullato a voi giocatori? Cioè, tradotto in parole povere, Sì. non potevate fare di più voi? Parlo del solo il punto con la Sì. Roma-Torino. Ma quello sì, uno deve sempre sperare di dare sempre qualcosa in più. Sicuramente potevamo fare qualcosa in più, però come stamattina stavo parlando con una persona, ho detto guarda, questo non è tennis che uno gioca da solo, perde da solo, è una squadra. Se sbagliamo, perdiamo tutti, se vinciamo, vinciamo tutti. Certe partite sono stati sbagli individuali e ci hanno costato le partite, altre abbiamo giocato bene, però le altre squadre erano talmente più forti di noi che ci hanno vinte, Sì, quindi infatti. con la partenza di Un questi due esempio, giocatori. Catanzaro in casa, tu squalificato, magari se tu avessi avuto la squalifica contro un'altra squadra, Ce la magari ci giocavamo in avrei. maniera magari diversa, potevamo pure perdere, però ce la Sì, giocavamo perché poi la come società prese questa decisione quando mancavano 6-7 punti per la Sì. salvezza e forse, che ne so, trasferta Roma-Torino si aspettava 3 punti, magari qualche punto col Catanzaro in casa. Stesso Sì. derby, quindi. Probabilmente sì. Però il discorso nostro è che di questi giocatori che sono partiti sono arrivati altri giocatori, però non con le stesse caratteristiche. Ti dico, sono giocatori che erano qua da 3-4 anni, che la squadra già era abituata nel suo modo di giocare. Sì, Parlo principalmente di Bavaresco che con la partenza sua, con le caratteristiche sue, non è arrivato nessuno. E noi non abbiamo nessuno in squadra con quelle caratteristiche. Che a noi ci è mancato un giocatore che magari venisse a prendere la palla in mezzo, che puntasse l'uomo. Una persona che si prendesse le responsabilità, e Bavaresco le prendeva responsabilità, lui non si faceva problemi, sì, sbagliava, e a noi ci è mancato questo, sicuramente. sì, magari non un altro Bavaresco, ma uno No, che uno con le stesse avesse caratteristiche, caratteristiche. non. Ma quindi tu credi a Napoli si può vincere? Ma noi ci 3 punti. dobbiamo credere sempre, se non ci crediamo, già di partenza abbiamo perso, quindi ce la giocheremo. Vedremo alla fine, dico sempre, i conti si fanno sempre alla fine. Vedremo, sarà difficile, lo sappiamo. Però ce la giochiamo. Da perdere non ci abbiamo niente a questo punto. Quindi speriamo di fare una grande prestazione. Poi il risultato si vedrà. E noi facciamo in bocca al lupo, noi ci auguriamo. Grazie. Chi ve lo fa di meno è. C'è una viola. Sì, purtroppo si è creata questa situazione. Noi speravamo di avere tutte e due le squadre di Policoro salve già da un po' di settimane. Si sperava un po' questo all'inizio del campionato. Però purtroppo c'è questa lotta tra le due squadre che ci hanno permesso di avere un bel derby. Sì. Quello sì, però poi una delle due dovrà fare per Ma al di là di forza i questo, play-out. a noi a questo punto non dipendiamo solamente da noi, quindi uno quando dipende dagli altri deve solo tifare, però non deve fare i fatti. Tifare, potevamo tifare tutto il campionato, alla fine no. Sì, Se tu non fai i punti è inutile che tifi. infatti. Quindi io penso così. Prima dobbiamo pensare a quello che abbiamo sbagliato, quello che abbiamo fatto, e lasciare che gli altri facciano il cammino suo. Bene, andiamo al Ceccio La Viola che sabato sarà protagonista qui insieme ai suoi compagni, qui alla Pala Ercole alle ore 16, non alle 15:30 come di consueto, perché nelle ultime 2 giornate tutte le partite devono iniziare in concomitanza, quindi si giocherà alle ore 16 qui al Pala Ercole contro il Catanzaro. Ne approfittiamo per invitare Policoresi e non a vedere la partita qui al Pala Ercole. Allora, adesso arriva il Catanzaro che è
è già salvo da un paio di settimane. Questo però non deve sicuramente farvi credere a una partita facile, a una partita agevole, l'abbiamo detto prima, insomma, la dimostrazione l'ha data la Roma Torino. A mio modo di parere anche il Catanzaro non verrà qui a fare una passeggiata, anche se di fatto non ha nulla da giocarsi, quindi magari può essere un po' rilassata, ma la tranquillità a volte è, diciamo, controproducente, cioè nel senso il Catanzaro può venire qua a fare una partita tranquilla, questo non può essere una cosa che, insomma, deve farvi stare attenti sicuramente. Io penso che i protagonisti, gli interpreti, dobbiamo essere noi che andiamo in campo e cercare di vincere cioè subito, cercare di vincere a tutti i costi la partita. E guai a pensare che il Catanzaro, qualsiasi squadra, venga a farsi una passeggiata. Perché è giusto così, per un calciatore, una squadra che si allena, suda tutto l'anno per raggiungere gli obiettivi, non è bello regalare partita agli avversari, non è mai bello perdere. Noi qualche tempo fa, dopo la sconfitta di Genzano, ci eravamo dati l'obiettivo di vincere tutte le partite, compreso il derby, che Che avessimo erano. giocato in casa. Nonostante tutto, fino a prima di sabato, anche facendo due conti con tutte le vittorie, magari non sarebbero bastate. Come ho detto prima, è arrivata anche la sconfitta del Napoli, quindi Sì, non diciamo, affrontare la allora. partita con il giusto impegno, no impegno, con la giusta aggressività, sapendo che nessuno ti regala nulla, sarebbe solo uno sbaglio, una mancanza di rispetto anche nei nostri confronti, che abbiamo fatto di tutto Lavorato per fino a. No, uscire dalla zona playout. perché Guai a visto, pensare questo. volevo appunto precisare, visto adesso, per come si è messa la classifica, in caso di vittoria contro il Catanzaro e ad un'eventuale sconfitta della Libertas a Napoli, vorrebbe dire matematica salvezza, cioè nel senso, l'Avis Borussia. A pari punti, se dovesse finire a pari punti con la Libertas Heraclea, avendo la perfetta parità negli scontri diretti, ha una migliore differenza reti di quasi 30 gol più o meno, quindi cioè, a quel punto sarebbe virtualmente salva, cioè, sono due risultati impossibili, nell'ultima giornata la condannerebbero alla retrocessione, quindi addirittura diciamo quasi sicuri dei playout fino a qualche settimana fa, potrebbe addirittura verificarsi la salvezza a una giornata dal termine. Quindi questo vi deve fare ancora più Certo, dobbiamo diciamo. giocare tranquilli e comunque consapevoli del fatto che magari una squadra che già salva gioca anche con la mente più libera, magari non ha nulla da perdere e ti mette in Abbiamo visto a mezzo Roma a una Torino via, settimana ma scorsa. il calcio in generale ha sempre dato questi esempi nella storia. Vediamo quali sono tutti gli appuntamenti di questa penultima giornata del campionato, del girone B del campionato di Serie A2. Abbiamo detto che tutte giocheranno alle 16, l'Avis Borussia qui al Palercole contro il Catanzaro, mentre la Libertas Heraclea sarà a Pozzuoli contro la Golden Eagle Partenope. Le altre partite sono Salinis Augusta, Catania Futsal Isola, Carlisport Cogianco contro l'Odissea 2000, l'Atletico Belvedere contro la Roma Torino, riposerà l'Acireale. Io ringrazio gli ospiti che sono venuti qui, Grazie ringrazio soprattutto Marzio Antonio Zancanaro, perché poi dopo una sconfitta è sempre difficile, insomma, apparire. Ringrazio te e ringrazio tutta la società della Libertas Heraclea, perché devo dire che nonostante Leonardo Todaro è venuto dopo un 11-0 a Genzano, quindi questo vi fa onore. Ringrazio Marzio Antonio a Zancanaro della voi. Libertas Heraclea, ringrazio il portiere Ciccio Laviola dell'Avis Borussia Policoro, ringrazio a voi per averci seguito e a martedì prossimo con Terzo Tempo.